Sarà una medaglia longa in grande sicurezza. Vediamo perché. Allora, Giuseppe Pescuma, delegato area operazioni, emergenza e soccorsi della Croce Rossa Italiana, Comitato di Latina. Cosa abbiamo visto in questo video? Abbiamo visto un sopralluogo preliminare ormai consolidato con l'organizzazione. Ogni anno, prima della Catania Longa, facciamo un sopralluogo a fine di capire esattamente le vulnerabilità del territorio e del percorso. Come ogni anno abbiamo disposto quello che normalmente noi disponiamo come le attività di emergenza. In realtà abbiamo la presenza di un PMA, che è l'acronimo per il posto medico avanzato. Avremo un PCA, che è un punto di coordinamento e controllo con tutti gli apparati radio, anche perché abbiamo sul territorio circa 40 volontari che assicureranno un dispositivo sanitario, che comporta grosso modo 3 ambulanze, 3 squadre ampliate sanitarie, un team bici e tutto quello che può essere come dire, a corollario di quello che è la sanità che viene posta sul territorio. È un dispositivo consolidato per certi aspetti, però i nostri volontari sono sempre comunque attivi per attività di questo tipo. Quando si tratta di massiccio afflusso di persone, il nostro intervento è complessivo, non disponiamo solo dell'ambulanza, ma di tutto ciò che è stato. La Padania Longa, ormai noi siamo partner della Padania Longa ormai da anni, anche quando non si è fatta siamo stati partner perché abbiamo beneficiato di emolumenti da parte loro senza che avessimo fatto nulla. Questo nel 2020 soprattutto va dato merito alla loro, come dire, al loro cuore, al fatto che sono sensibili alle attività che noi facciamo, sulle quali penso di non dover aggiungere altro, dall'Afghanistan all'Ucraina alla pandemia, ci vedete in ambito nazionale. E alcuni nostri volontari hanno fatto parte anche di queste attività a carattere nazionale e internazionale. Molto bene. Ci può presentare lo staff? Sì, abbiamo... È una piccola parte. Sì, cioè siamo 40 persone, per cui peraltro ben distribuite in ogni ambito e in ogni qualifica, perché noi abbiamo abilitazioni, qualifiche e specializzazioni nel nostro ambito. Non tutti fanno tutto, tutti devono saper fare alcune cose dedicate. Le infermiere volontarie che presidieranno il PMA, il posto medico avanzato, con un medico, un infermiere specializzato, una infermiera e 2 soccorritori specialisti. Poi abbiamo la parte delle SAP, le squadre ampliate sanitarie, che sono rappresentate dai volontari, in questo caso la Silvia, mentre l'infermiera volontaria è stata la Mecca, la Silvia, che sono le squadre ampliate per il territorio. Cioè, in alcuni punti del percorso non possiamo arrivare con l'ambulanza, non possiamo arrivare con altri mezzi, per cui disponiamo di specialisti, sono quelle si chiamano SAP First Aid, cioè sono le squadre di primo soccorso, che fanno l'immediato soccorso e l'eventuale spostamento della persona che sente poco male. Poco bene. Poi invece abbiamo CRIM Bici, che è un'attività specifica in alcuni altri punti e soprattutto per poter seguire la gara abbiamo dei specialisti sia di first aid ma soprattutto che hanno le gambe buone per poter fare l'attività in bici. Tutto quanto questo poi viene coordinato dal delegato, che è chi si occupa delle comunicazioni, perché abbiamo apparati radio, comunicazioni con l'interno e l'esterno, dobbiamo dare le comunicazioni al 118, una cosa piuttosto elaborata e complessa se volete, ma che fa sicuramente da buon corredo a quella che è la manifestazione della Padania Longa, che non è un evento, ci voglio dire. Ecco perché si parla di eventi a massiccio afflusso di persone, proprio perché occorre un'organizzazione poi a corredo, e loro sono già bravi di loro, noi facciamo solo l'ultimo tassello. Ok, grazie Giuseppe Pescuma. Ringraziamo anche il presidente Giancarlo Rufo, che oggi non è potuto essere qui. Intanto